La cosa triste è che quando ormai è tutto così zozzo, no? Se tu fai vedere queste cose, per esempio quei video, io faccio tipo video su YouTube dove spiego queste cose, eh? Praticamente, insomma, ma che cosa sta dicendo? Ha fatto da migliore, cioè, oppure parli. È normale, per loro è diventato normale. Cioè, non si indignano, non è che ti guarda qui c'è sta situazione, no, non si indignano. Ci troviamo a Vetralla, ragazzi. I mostri, li puoi riconoscere sempre i mostri perché mettono all'entrata la palletta. Il più delle volte, il 99% dei casi, la palla la mettono all'ingresso così, senza capire il perché. Alle 21.11. Alle 9.11 viene, no? Adesso 21.11. Fra poco viene, no? Speriamo. Può essere pure che non viene? No, vieni. Sei riuscito a fare qualche speech oggi? Niente, ho fatto 1,50 euro. Senti, ti offendi se te lasci qualcosa? No, lascia per te. No, dai, te prego, lo faccio con tutto il cuore, veramente. E te il senza? No, non c'è problema, lo faccio veramente con tutto il cuore. Grazie, ti abbraccio, grazie. Perché, guarda. Grazie. E dopo tu così rimani senza? No, tranquillo. Tranquillo. Vai da nonna adesso. Sicuramente sto un po' meglio di te. E quindi se posso do una mano. Diciamo. Ti ringrazio molto. Grazie, grazie. Molto probabilmente un domani finirò io così senza. Sì. Perché anch'io non è che mi piace molto la schiavitù del lavoro che hanno creato qua, no? Quindi non lo so, può essere un domani mi trovo io così. E adesso dove dormi stasera? Per il momento io sto da mia madre. Nel senso siamo famiglia, io, mio fratello, papà e mamma, che dormiamo, stiamo in un appartamento. Fai qualcosa di giorno, no? Io fino a 3 anni fa lavoravo, ho sempre lavorato, solo che tre anni fa ho lasciato il lavoro perché non ce la facevo più. Okay, ti senti stanco? Non stanco, era proprio. Mi sentivo preso per il culo proprio. Ho capito. C'era uno sforzo enorme per niente proprio. E quindi adesso devo cercare qualcosa di diverso, diciamo. Certo, auguri. Speriamo, grazie. Certo. Ma tu invece come. Cioè, a un certo punto hai lasciato un lavoro normale perché ti è successo qualcosa? Sì, trauma cranica. E come ti è successo? Trauma cranica, perché prima facevo la ginnastica, cammino sulle mani così. Le mani toccano per terra e camminavo, si è smuttato qualcosa qua. Non posso né girare né a sinistra né a destra. Ah, hai sbattuto? Trauma cranica. Ah, quindi ti sei fatto male così a casa, diciamo? Sì, qua a Roma. A Roma, prima lavoravo, prima esco, facevo la ginnastica la mattina e mi stesso così. Cavolo. Però sei rimasto una persona, te lo posso garantire, molto umana e molto. Sì, sempre. Io prego sempre. Molto, prego molto. Oggi ho pregato per. Fa bene, fa. Sì, prego sempre. Ti tiene una persona buona, diciamo. Sì, dentro me è tutto a posto. Prego sempre. Io credo solo in Dio, che è Dio unico, però, il nostro Dio unico. Bravo. Le religioni sono tante, la religione ebraica, il cristianesimo, l'islam. Io credo soprattutto in Dio, che è Dio unico, proprio. Caro. Come ti chiami te? Marcel. Marcel. In italiano? Sarebbe, mi chiamano Marcello a volte. Marcel. Però sì. Marcel è tipo francese, no? Sì, Marcel è francese, sì, esatto. Ma sei più tornato in Tunisia? Vado fine agosto, quest'anno, la fine. Fine agosto vado, per 4 giorni soltanto. Ma dopo tanto tempo? Sì, ogni anno vado. Ah, ci vai ogni anno? Ogni anno. Con il passaporto italiano e il passaporto tunisino. Ma lì c'hai qualche parente? Sì, ho un casa lì. Hai casa lì? Sì, ho un casa. Io stavo in Germania, a Francoforte, 11 anni lavoravo in Volkswagen. Ho fatto la scuola superiore di meccanica. Capito.
per parlare come in teoria ci vuole degli ingegneri con struttura europea, se no quelli che stanno in officina non possono parlare come in teoria meccanica automobilisti. E te? Io facevo praticamente davanti al computer impaginavo libri, riviste, okay. Pubblicità, tutte queste cose, no? Benissimo, bene. Era una tipografia e io impaginavo, diciamo. Bene. Però a un certo punto, diciamo, lì dove stavo, lui, a parte che è morto un collega lì perché spingevano molto, cioè dovevano lavorare veloci, no? Però anche lì dove stavano i computer, per esempio, lui non metteva la reazione e quindi respiravamo il toner delle stampanti. E siccome alla fine non è che puoi di più tanto, che fai? Ho detto... Fatto bene. Ma non era solo quello, perché ti metteva anche pressione, tipo ti diceva, senti, il telefono lo devi tenere sempre acceso anche quando esci di qua, perché io ti devo chiamare, devi essere disponibile. E io gli dicevo, ma di che ho? Hai ragione. Ma che vuoi, io una volta che stacco da qua ho finito, non mi devi rompere le palle. Certo. Oppure per esempio, se a me non mandava dei file straordinari, lui ti rompeva le palle, no? Certo. Poi a un certo punto ha deciso, io gli ho detto, guarda, io non faccio più straordinari, e lui ha cominciato, ah sì, non fai straordinari? E si è messo così, mi dava tipo i lavori più difficili, mi cominciava a dar fastidio, così per andavo io, no? Prepara la cosa. Sì, ecco, ciò. Ok, a posto. Non ho dimenticato niente. No. Non mai. Tu invece c'hai una borsa ultimo modello? Questa la porta con me così. Così non la ruba nessuno. Così non la ruba nessuno e non so niente e non sono nessuno. Guarda, su questa terra non ci prenderemo niente con noi quando ce ne andremo. Esatto. Con niente veniamo, esatto, e con niente ce ne andiamo. Esatto. Abbraccia la mamma e il papà. Grande, grazie veramente. Ma tu vorresti per esempio ritornare a stare sempre lì in Tunisia o? Dopo all'età di 90 anni vado in Tunisia. A 90 anni hai deciso? A 90, sì, 60 anni. Che faccio io? L'Italia va malissimo. Piano piano stanno diventando poveri come noi questi. Ce la fai? Sì, tanto deve cambiare il binario. State piano. Vieni, caro. Ah, che bello. Aspetta, aiuto. Vai tranquillo. Vieni caro. Tranquilli proprio. Hai visto pure il caldo qua, eh? Sì, forse c'è la toilette. C'è pure la toilette. C'è come? Sì. Sì, la toilette questo. Buonasera signora. Buonasera. Metti pure i piedi sopra, non c'è niente. Chi sente? Se magari levo le scarpe. No, intanto. Intanto lo pulisco. No, perché ci si mette qualcuno a sede. Ah, ok. Magari ho toccato qualche merda, qualche cosa. Faceva freddo lì alla stazione. Sì, adesso mai, perché se siamo bene. E tu invece il nome non è? Boali. Bologna, ho tratto Udini, ancora ne vorrò Italia. Boali. Boali? Boali. Ma i fratelli... C'ho la figlia di mio fratello che abita a casa. Prima era mia madre è morta, l'ha data a lei, il marito muratori ha costruito due box al turno della casa, affittati, e l'ha data a lei, che la casa bene guardata, non la tocca nessuno, registrata a nome mio, l'ha fatta grazie a un vita di lavoro in Germania. Qua non ho fatto nulla, sono la cittadinanza, tante le morte. Quindi hai una casa qua? No, a Tunisi. Tu hai Tunisi. Invece qui non ha... Qui c'è un altro caso, però c'è un casetta, un palazzino lì a Soriano. Una piano sopra di me e uno piano accanto a me, un catapiglia, un palazzino piccolo. Non è casa come si deve, come in Tunisia. Però ma io ho carità. È un paesino piccolo, quindi non può fare niente. Sì, io ho fatto dove andare a Roma per forza, e abito in dormo a Caritas, sul letto a Caritas. Sono davanti a 45 anni che sono a Caritas. Tra casa e Caritas, ok?
Quindi anche adesso state a Soriano? Sì, io venendo da là. Che è la penultima stazione, che è? Sì, sì, da vicino alla stazione. Senti, sì, fammi ti do un pezzo di colomba. Lo vuoi? No, guarda, io sono tipo molto... Non mangi? No, nel senso sono vegetariano, faccio attenzione a quello che mangio, no? Tutto capito. Mangi però... qualcosa stasera a casa, sì? Ho mangiato un pezzo di pizza prima. Comunque la colomba fa male, oh. Non la mangio, io la mangio domani. Se vuoi te lo do. Come se non l'avessi guidato, grazie. Mi sono fatto un giro lì al lago di Vico, così a piedi. Chi? Io sto oggi. Ah, dove? Praticamente sono sceso con un altro treno, quello che va a Viterbo dall'altra parte, quello a due piani, no? Sono sceso a Vetralla, poi da Vetralla ho fatto tutto il giro a piedi. Da dove vieni precisamente? C'è una fermata che si chiama Tre Croci, non si sa mai sentita. Oppure un'altra che si chiama Vetralla, più o meno lì sono partito a piedi, ho fatto il giro del lago di Vico, tutto, e poi sono venuto fino a qui, a Fabbrica. Fino a Fabbrica di Roma. Poi lì ho preso il treno, sono venuto, ci siamo visti qua. Sicuramente avevo fatto più di 30 km a piedi. Oh, a piedi? In un giorno. No, lo faccio spesso. Ah sì? Perché mi rilassa. Io prego sempre a passare, molto. Prego, molto. Dio ti guarda. Dio unico sempre mi aiuta. Ti aiuta senz'altro. Se uno pensa che ha vissuto in queste condizioni da solo e tutto, sì, alla carica, che stai ancora bene, sì, significa che Dio ti aiuta. Ti aiuta? Sì. Barcato, barcato, barcato.